rovente e dall'aria inospitale, velenosa. Così sarebbe apparsa l'atmosfera di un pianeta scoperto a circa 40 anni luce dalla Terra. Nella costellazione del Cancro c'è una stella, infatti simile al Sole, intorno alla quale orbitano 5 pianeti, e tra questi c'è anche 55 Cancri e una superterra che pesa 8 volte il pianeta, nostro pianeta, e che completa un giro di rivoluzione, ossia un giro intorno alla propria stella, in solo 18 ore di tempo. Questo fa sì che la sua temperatura in superficie sia rovente superiore a 2000 gradi centigradi. Utilizzando dei dati ottenuti con l'Hubble Space Telescope di ESA e NASA, tutti gli scienziati di un'università di Londra, tra cui molti italiani, hanno scoperto che questo pianeta esotico ha un'atmosfera ricca di idrogeno ed anche molto calda. Questa è una scoperta molto emozionante, perché è la prima volta che siamo stati in grado di rilevare i gas presenti nell'atmosfera di una superterra, avrebbe detto appunto un dottorando di un dipartimento di fisica e astronomia alla UCL. Le osservazioni dell'atmosfera di 55 Cancri e suggerirebbero che il pianeta è stato in grado di conservare una quantità piuttosto forte di idrogeno ed elio dalla nebula di gas da cui siamo formati, per l'appunto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, vi ricordo che queste superterre sembrano effettivamente essere come quelle della Terra, come il nostro pianeta, e ci si riesce a constatare come sono questi pianeti qua, di questo tipo qua. Vi ringrazio per l'ascolto, ripeto, iscrivetevi, commentate e